Ben approdati nuovamente sul mio canale. Oddio, Alizi, e non eri comparsa dopo 15 giorni dall'ultimo video? E che è successo? E niente, regà, credo che ritroveremo la costanza di una volta. Ho chiamato chi l'ha visto e m'ha ritrovata. Questo è soltanto per i più vintage. E che dire, non posso lasciar passare questi saldi senza fare un mio video sui top assolutamente da non lasciarsi scappare, soprattutto nelle ultime battute di saldi, particolarmente succulente, di Kiko. E visto che la roba è tanta e vorrei cercare di guagliare e fare un video un po' più conciso, come dire, andiamo a incominciare. Dunque, dunquino, da cosa cominciamo? Ma cominciamo da magari prodotti per più o meno la base, e voglio andare a consigliarvi innanzitutto questa è della collezione Dolce Diva dello scorso anno, una cipria in polvere libera idratante, e di quelle che vi fanno proprio effetto fresco quando andate a tamponare sul viso con il pennello, un effetto che mano a mano, bene, io non l'ho chiusa, è uscita tutta dai fori, sta proprio un genio termale. Comunque, un effetto che magari nel tempo va piano piano ad affievolirsi, ma la cosa veramente fantastica di questa cipria, cosa vuol dire cipria? Di questa cipria è che è la più sottile ed impalpabile veramente che io abbia mai toccato. Cioè, non esiste. Quasi non ne avete la sensazione sulle mani quando la prelevate o sul viso quando la applicate. Va ad opacizzare ma senza dare effetto vecchio cartiglio impolverato, quindi che dire. È diventata la mia obsession, soprattutto per quanto riguarda il contorno occhi, se la battono lei, come cipria in polvere libera, e quella di Astra, e date un'occhiata nei vari negozi, ma online è disponibile scontata, credo, a meno di 7 euro. Altra cipria semplicemente favolosa da non perdere è questa, che a parte il pack che è meraviglioso, quello della nuova collezione primaverile, la Blossom in Beauty, questa cipria è meravigliosa, ha un finish che è leggermente perlatino, e quando l'andate a tamponare sul viso, pur andando a fare un effetto leggermente levigante e vellutante alla pelle, lascia un impercettibile alone di luminosità. Io, cioè, non ho parole, è setosissima, una texture sottilissima, io la uso anche nel contorno occhi, e il mio contorno occhi è un contorno occhi da 44enne, con pelle sottile, secca come la morte e plissettata. Eppure, che dire, questa devo assolutamente andare a fare backup, ancora non sono riuscita a trovarla in qualche store, mi sa che alla fine la ordino online, perché tanto comunque gli sconti rimangono parecchio a lungo, quindi date sempre un'occhiatina, e anche negli store restano anche dopo l'uscita della collezione autunnale, quindi non fatevele scappare. Polveri viso pazzesche di Kiko sono uscite nella collezione natalizia, e io voglio consigliarvi proprio la Hydra Infusion Matte Powder della A Holiday Fable. Io ce l'ho in due tonalità, Light Neutral, che è quella che vado ad utilizzare per fissare il fondotinta e il correttore, quindi è la mia tonalità di pelle, anche questa burrosa, sottilissima, non vi va a segnare il viso, ed anche una discreta coprenza, nonché sempre questa allure leggermente luminosa e leggermente perlata, ma senza andarvi a dare quell'aspetto da patatina pronta per friggere, insomma, bella, bella, bella. E ho preso anche la numero 08 Cocoa per il contour, e devo dire, gente, che mi ci sono trovata molto 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 bene. Proseguendo con prodotti per la base, cosa che
non posso assolutamente esimermi dal consigliarvi è questo della Dolce Diva, il meraviglioso illuminante con questo applicatore a spugnetta bellissimo, quello che porto oggi insasserendo, spettacolo, ve ne ho parlato già mille volte. La colorazione che indosso io è la numero 01, è uscito anche nella collezione di quest'anno, che è la, fatemi guardare un attimo su una paletta perché non me la ricordo, so proprio la peggio, Festival Glow, e in soltanto due colorazioni. Io l'ho saltata a più e pari perché comunque la mia colorazione perfetta è questa e già ho un backup acquistato con i saldi dello scorso anno, quindi consiglio a voi di fare la stessa cosa, anche perché questo mo so quasi finito, mo so mania. Altro illuminante che è stato proprio un lancio bomba di Kiko e vale davvero davvero tanto la pena, io spero che si trovi ancora, credo forse sul sito, ma voi dateci un'occhiata, ve lo dico al volo, della Fruit Explosion, che è quella collezione con il pack super cheap ma troppo cutie, troppo carino, il numero 02 Coral Sunset. Allora, è burro crema questo illuminante, c'ha una texture che è qualcosa di incredibile. Guardate quanto è bello, porco Giuda. Scusatemi, ma a parte l'odore di lampone che ce lo fa amare ancora di più, guardate che riflessi, ed è veramente, veramente sottile. È, penso, uno degli illuminanti migliori che Kiko abbia mai tirato fuori. Passiamo ai blush. E tra tutti quelli usciti di Kiko e tra quelli che ho testato più a lungo, posso dirvi che quelli che mi hanno colpito di più sono sempre dalla Holiday Fable, che penso sia stata la collezione natalizia che ho amato di più perché ho comprato quasi tutto, il blush, a parte vabbè il pack stupendo, numero 01 Sweet Biscuit, che è quel meraviglioso perfetto connubio tra un colore pesca è un color biscotto, bellissimo, burrosissima la texture, proprio esattamente come quella delle altre polveri viso, della cipria, e guardate quanto è bello il colore, dà proprio un aspetto sano e naturale, è matte e con tutto quello che io ho notate come ho ridotto la cialda, cioè è quello che andavo a prendere 9 volte su 10. Altro blush che mi ha veramente folgorato perché ha un colore bellissimo è satinato, quindi rimane un po' luminoso, è quello che indosso oggi, ed è della Happy Birthday Bellezza, che è una collezione che è uscita per il 25esimo anniversario di Kiko, e 02 Sweet Peach, ed è troppo bello, un incrocio tra un rosa marsale e un pesca appunto, però un po' caldo, biscottato, è un pochino duochrome, infatti ha dei riflessi che vanno leggermente sull'oro, e niente regà, bello bello bello, è uno di quei blush che volendo potete utilizzare, vi fa il 3 in 1 perché vi va a dare, grazie alla satinatura che crea un effetto multidimensionale con la riflettenza, vi va anche a dare risalto allo zigomo senza dover andare a fare contour e poi illuminante. Poi vabbè, io sono malata e ci ho aggiunto l'illuminante lo stesso perché senza illuminante non campo. Ultimo prodotto per quanto riguarda i prodotti viso, e questo è un prodotto che mi è piaciuto da matti, sono andata a vedere se c'era nei saldi, negli store non l'ho trovato ma mi sembra sia ancora disponibile online, ed è sempre della collezione primaverile Blossom in Beauty il 3 in 1 All Over Stick per occhi, viso e labbra. Io non l'ho ancora provato nelle altre due situazioni, ma come blush e contour 2 in 1 insieme mi va a scolpire lo zigomo e a dargli vita, perché ha un colore che è perfetto. E badate bene, solo questa colorazione, perché con le altre certo non ci vanno a fa contour perché mi sembra che vienano tutte un pochetto troppo su rosa, ma questa colorazione qua, che è la 01, è perfetta per fare sculpt 2 in 1. Favoloso! E mi ci ha rotuto un casino di non trovarlo negli store,
Quindi o continuerò a girare o alla fine farò un ordine online prima che levano tutto. Fatelo anche voi. Gli ultimi giorni ci stanno l'affaroni quelli pazzeschi. Mi stavo a dimenticare un altro blush, che è della collezione, credo che questa sia Charming Escape, credo quella autunnale del 2021, quindi 01 Soft Terracotta. Perché è un blush che ha, vabbè, a parte è super luminosissimo, vedete, quasi quasi sembra un illuminante, invece poi una volta che lo andate a stendere si vede che ha una bella pigmentazione, dà solo una leggera satinatura, vedete, batte la luce, dà un po' questo riverbero sul bronzo, ma non rimane un illuminante. E questo anche è bellissimo per fare lo stesso tipo di situazione che si può fare con l'altro blush cotto, quello del 25esimo anniversario. La cosa che mi ha colpito è il colore, assolutamente troppo troppo singolare, perché è proprio un color rame bronzo con dei riflessi che vanno sul rosa pesca ed è bellissimo sul viso, gente. Una cosa assolutamente eccezionale e soprattutto un colore veramente insolito e che non ho in pratica mai visto in nessun'altra collezione, in nessun altro brand. Quindi questo anche da non farselo scappare, 01 Soft Terracotta. Andiamo avanti con un po' di palette, perché devo dire che Kiko ultimamente con le palette gli sta da giù in una maniera meravigliosa e io, con mio sommo stupore, perché manco volevo comprargli dei pezzi di questa collezione che è quella di San Valentino, cioè questa palette l'ho usata tantissimo, è diventata tipo la mia palette salvavita. Quando andavo di corsa e dovevo fare un look al volo, tac, acchiappavo sempre lei, perché mi ci trovo praticamente tutto quello che è essenziale. A parte, mi sono innamorata follemente di questa transition che è stupenda e con questo andavo a fare l'intensità o magari un eyeliner sfumato ed è bellissimo. Questo colore è proprio la mia vita, con tutti questi riflessi bellissimi tra il ciclamino e il color marsala. Io davvero davvero non ho mai visto un colore simile, bellissimo. E se lo bagnate diventa metallico, i riflessi si intensificano ancora di più. Anche questo è bellissimo, sia come transition che sfumato a tutta palpebra, botta di mascara, eyeliner e olé, vai dove devi andare. Più anche gli shimmer bellissimi, io trovo che sia una palette completa per look di tutti i giorni, ma non solo, perché se vi ci impegnate potete fare un sacco di roba. La texture è sottile, burrosa, buona la pigmentazione, si sfumano piuttosto bene e insomma. Questa, se la trovate scontata, non ve la fate assolutamente scappare, perché è uno di quegli on the go che vi salvano in tantissime situazioni. Queste palettine qui sono state un bellissimo lancio di Kiko e sono le Glamour Multi Finish Palette e sono delle palette che fanno un po' il verso a quelle di Huda Beauty, quindi hanno 9 cialde multi finish, per cui ci sono dei foil, ci sono dei metallizzati, ci sono shimmer satinati, matte e sono davvero belle, bellissimi gli schemi colore. La qualità degli ombretti è buona come quella delle palette delle collezioni limitate e io mi ci sono divertita veramente un sacco con queste palette, gente, e sono comodissime perché sono super super piccole, costano una cavolata perché mi sembra che stanno o 12,90 o 14,90 a prezzo pieno, adesso come tutti i prodotti a parete sono scontate del 30%, quindi approfittate. Le colorazioni che io sono, questa qui che vi ho fatto vedere, la 02, che è tutta sui toni un po' caldi, e c'è questo bellissimo rose gold foiled. Poi la 05, che è freddissima, ma super super bella, c'è questo colore che è stupendo, e anche questo qui a fianco, questo, cioè sono degli argento proprio bomba bomba, e con questa anche ci potete fare di tutto. È molto bello come sono strutturate perché c'è sempre almeno una transition ed un colore per andare ad intensificare. Poi c'è un'altra che ancora non ho utilizzato, mi piacerebbe utilizzare con voi in video, tra l'altro credo mi sia stata anche consigliata da voi, ed è la numero 03 e ora ve la faccio vedere e sì, devo ancora usarla. E credo fosse un... Ah, ecco, questa è quella sui toni più rosati, però c'è anche questo verde
che è una sorta di oro antico sul verde che è bellissimo. E anche questa non vedo l'ora di utilizzarla. Fatemi sapere se vi può piacere l'idea che ci facciamo un look. Un'altra palette da non farsi assolutamente scappare è questa, esclusivamente questa della collezione natalizia, è la 03 Surreal Destination, dove ci sono questi 5 ombretti super metallici pieni di micro perlescenze con riflessi duochrome e sono quasi crema. Questo oro qua l'ho messo qui, guardate che roba, ci ho tagliato la crisi quasi. Guardate qui che cosa non è. Ha una luce pazzesca. Io ve ne faccio vedere al volo qualcuno. Guardate qua che roba. Questo è appunto l'oro che ho usato. Cioè io ho dato una strisciatina, eh. Una strisciatina così al volo. E guardate che cosa esce fuori. Cioè, per dire, questa è una di quelle palette che va tenuta sempre vicino perché è proprio quel ombretto botta di vita che vi cambia un look da così a così. E sentite la texture, veramente sono crema, cream to powder. Altre palette che vi consiglio assolutamente di prendere sono queste delle collezioni primaverili. Sono delle palette da 6 ombretti che ricordano moltissimo quelle di Nabla, ma chi se ne frega in finale. Non è l'unico brand che ha ricopiato più o meno lo stesso schema, ce ne sono tanti altri che l'hanno fatto. E gli ombretti di queste palette sono veramente di una buona qualità, sia i matte che gli shimmer. E gli shimmer sono sempre con quella formulazione cream to powder, però questi sono molto 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 più sottili. Quegli altri sono più corposi, con delle microparticelle un po' più grosse e prepotenti, diciamo. Questi sono un po' più sottili e delicati, ma belli, regà. Belli, belli, guardate che luce, porco Giuda. Questa è quella dell'ultima collezione, la Blossom in Beauty. Questa è quella della Mood Boost, che se ancora la trovate prendete anche questa perché è bellissima, cioè c'è questo rose gold qui al centro che è qualcosa di incredibile. Io muovo il swatch un attimo qui, ma cioè non so se ci siamo resi conto. Queste sono belle entrambe, anche di queste, perché comunque la qualità è veramente buona e sono di quelle palette che davvero ci possono servire nel quotidiano e non solo, anche da portare in viaggio o da portare con noi per i ritocchi. Io trovo che siano un'ottima formula e al contrario di molti che si lamentano e dicono ah, sempre le stesse palette, le stesse 4 o 6 cialde con questi colori che non c'hanno niente di pazzo destroso. Gente, Kiko è un brand che comunque fa anche delle colorazioni molto molto interessanti, ma che deve abbracciare un pubblico veramente ampio di tutte le tipologie e che di solito è abituato a truccarsi per stare in ordine o magari per qualche occasione, quindi ovvio che mantenga un color story di questo tipo. Sono tutti colori che possono andare a incontrare i gusti di tutti, con cui tutti si possono sentire a loro agio e in ordine. E le follie le riserva magari agli ombretti singoli che c'ha a parete, o comunque se volete qualcosa di folle andate a comprare ovviamente, non so, una palette di Rude Cosmetics o di altri brand di questo tipo, insomma un po' più eccentrici. Sicuramente era un De Kiko. Da Kiko non ve l'aspettate, perché tanto non arriverà mai, ma come giusto che sia. E invece io trovo che siano delle ottime soluzioni, appunto, perché io non è che tutti i giorni mi trucco color pavone. Mi trucco anche così, e tanto per dirvene una, io questo look l'ho realizzato e insomma, è un look anche abbastanza estroso, non è niente di così banale, credo, e l'ho realizzato con questa palette. Poi qui nell'angolo interno ci ho messo appunto quelli più corposi della collezione natalizia. Yeah. Cioè, che io volete di questo look? Basta semplicemente uscire un po' fuori dagli schemi con le forme, con gli accostamenti, con le sfumature e anche con un quad come ad esempio questi, che secondo me sono anche questi fighissimi.
perché ve li potete infilare ovunque, ve li potete portare dovunque. Ci sono comunque dei colori che vi consentono di fare diversi tipi di look e di combinazioni, perché abbiamo un colore scuro per andare a fare la parte intensa, che se ben modulato può essere addirittura portato nella transizione. Io l'ho fatto. E quest'altro colore qui, che può andare sia ad opacizzare la palpebra, se volete soltanto opacizzarla e magari passare un po' di mascara e via. E poi ci sta questo bellissimo foil, è un top meraviglioso, e questo rose gold bellissimo, e con diverse combinazioni qua ci tirate fuori di tutto, e sono degli ombretti veramente molto belli, e io queste vi consiglio di prenderle, questa e anche quella della Dolce Diva, che è stupenda anche lei. C'è quest'altro rose gold foiled, che è qualcosa di pazzesco. Io ci ho fatto dei look meravigliosi da quando l'ho presa. Altra cosa che vi consiglio di prendere assolutamente sono questi ombretti della Charming Escape. Io ora vi prendo solamente questo qua. Che è un top stupendo di quelli che piacciono a me. Ah, vedete, mi sembra che una ragazza nel commento mi aveva chiesto qual è quell'ombretto di Kiko che è uguale all'ombretto della palettina. Scusate. Della palettina della collezione Festival Glow, eccolo. Sì, certo, come no? Eccolo qua, è questo, vedete? È praticamente identico. E questo mi sembra che ora lo trovate proprio scontatissimo. Quindi, se siete interessati soprattutto a questo ombretto qui, potete acquistare questo della Charming Escape, che è il numero 06. Mi sono tanto ciecata. 06. Qualcosa a che fa con Wood, gente, ma è scritto talmente piccolo che Brown Wood, Dio, marrone foresta 06 Brown Wood, e ve l'ho swatchati qua vicini, sono praticamente identici. Ecco qua. Quindi, cara mia, ti ho risposto in questo video e spero che tu lo veda. Comunque, queste palette io vi consiglio veramente di prenderle, perché se non avete bisogno di una libreria di palette come me, con una o due di queste palette ci fate look di tutti i generi, di tutti i tipi, per tutta la vostra vita. Ve lo dico io, che sono malata di make-up. Ora siamo arrivati agli ultimi prodotti occhi, che questa volta mascara. Ecco qua, un altro mascara. Questo è sempre della Charming Escape. A me è piaciuto tantissimo. A parte, vabbè, questo è un mio puro vezzo. Però questo tipo di scovolino mi è piaciuto un sacco, perché le separa molto bene, le allunga, e con quest'altra parte do volume. E mi ci sto trovando benissimo, perché perlomeno sulle mie ciglia fa un effetto spettacolare. Oggi parte le ciglia finte, però, mi mancavano. Dopodiché, un altro prodotto che vi vado a consigliare, sempre della Charming Escape, è questo eyeliner qui, doppio, che è favoloso, gente. Favoloso perché c'è un bellissimo controllo. La punta, che vabbè, questo è quello difettoso, qua c'ho quell'altro che funziona, che poi l'ho preso anche per backup, perché comunque questo eyeliner mi sta piacendo tantissimo. Di qua c'è quella super sottile, anche per andare a fare tutti quei lavori grafici, come ad esempio quello che ho fatto io oggi qui, che ci piacciono tanto e ultimamente vanno tanto de moda. E niente, no, punta con un ottimo controllo in feltro e consente di fare dei bei tratti senza andare a sbavare, e perfino su un occhio come il mio, che è così vecchio e plissettato, riesco ad avere un tratto discretamente lineare. È molto molto nero e ve lo consiglio. Poi altri due mascara che vi consiglio, fra quelli a parete, insomma, sono questi due qui. Il Maxi Mode, che è praticamente un mascara con uno scovolino risibile, ma che io vi assicuro, lavorandolo bene, vi fa delle ciglia da panico, perché è piccolino, quindi va a prenderle tutte, 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 anche quelle più nascoste. Ha queste setoline corte e fitte che ve le pattinano benissimo, le allungano, e se lavorate bene la base ve le volumizzano, cioè è un cesellatore. Pazzesco.
pazzesco, gente. Io ho tipo non so quanti backup. E poi questo, l'impronunciabile per me, un Mensurable Length Fiber, che ha avuto anche un ultimo lancio con un repack. Io però avevo ancora questo di backup. Ed è il mascara con tre palle. Dicevano a Roma, se mio nonno aveva tre palle era un flipper. Ecco, questo è un flipper, ho tre palle. Però devo dire che fa un bellissimo effetto panoramico e volumetrico. Love. Vi segnalo anche questo della Fruit Explosion, che è uno dei classici matitoni stick di Kiko, ma io questo colore, ve lo giuro, non l'ho mai visto fra i matitoni di Kiko. È veramente molto molto particolare, perché è un borgogna con riflessi rame pieno di micro glitter viola e fucsia, vedete? E sono quelli che lo fanno virare proprio tipo scarabeo. Qua esce fuori tutto il rame, anche con un po' di verde, e poi da 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 da, e ritorna rame verde. Cioè, è tipo triochrome, bellissimo. E se ancora ce l'hanno, 05 della Fruit Explosion, prendetelo assolutamente. Poi di quell'effetto fresh, quando lo stendete sentite tutto l'effetto bagnatello. Chiudiamo in bellezza con i prodotti labbra. Allora, prima fra tutti, una chicca, che è questo. Io l'ho preso nella collezione di San Valentino dello scorso anno, la Ray of Love, ma è stato rieditato con il 25esimo anniversario, quindi con la Happy Birthday, che ha un pack insomma ancora più stellare di questo, ed è questo qua. Ed è un burro labbra tutto completamente glitterato. Praticamente sembra uno Swarovski. È bellissimo. Questo vale la pena di averlo, perché per il resto rimane un semplicissimo burro labbra. Però è figo, regà. Se lo trovate, piatelo. Soprattutto quello del 25esimo anniversario. Cioè, è carino da avere. Quindi, così. Allora, poi, altro prodotto che mi ha fatto andare fuorissimo di testa a me sono questi qua, i lip oil, pazzeschi, mi piacciono troppo, poi questo c'ha un colore, devo assolutamente comprare gli altri perché sto tipo morendo, cioè, guardate qua, mamma mia quanto è bello, e sono veramente nutrienti, idratanti, emollienti, c'ha una sensazione piacevolissima sulle labbra, cioè, prendeteli prima che finiscono tutti, perché nel negozio dove sono stata io erano tutti esauriti, quindi ormai sono da prendere o sul sito o girate per gli store, ma prendeteli, non ve li fate scappare, top. Poi i rossetti che mi sono piaciuti di più quest'anno, quelli che mi hanno rubato il corazon, sono quelli della collezione natalizia, gli Eternal Matte Lip Mousse, bellissimi. A parte questo, che è uno dei rossi più belli che io abbia mai visto, è qualcosa di incredibile, mo vo faccio vedere, e questo sarebbe lo 05. Poi c'è questo, che è uno dei soliti marsala un po' biscottati che mi piacciono tanto a me, la malattia, ed è il numero, madonna quanto sono rincoglionita, 04, e poi il numero 01, che è quei marroncini caffè latte di cui io non posso fare a meno, e con la matita marrone leggermente più scura mi vado a fare l'effetto ombre. Eccoli qua, cioè sto rosso quanto è divino, con quella puntina di ciliegia, marsala stupendo, e poi questo è un velo sottilissimo, infatti io qua non ho messo già troppo, con questo forse sarebbe anche troppo per fare tutte le mie labbra, perché va proprio un velo sottilissimo, si asciuga, non tira, è impalpabile e dura un cifrone, gente, ma veramente un cifrone. Sono confortevoli, io li ho amati, soprattutto questo, vabbè questo l'ho usato un botto, gente, perché fissata con queste labbra la Pamela Anderson, come so, figuriamoci. E niente, non fatevi scappare perché mi pare che stanno tipo a 5 euro, cioè scusate, su via. Allora, altro prodotto, che questo è sempre della, come cavolo ti chiami qua, Sweet Affair, che è la collezione di San Valentino di quest'anno, e soprattutto questo colore qua, questo nude pescolino da Barbie, luce di stelle,
o Barbie fior di pesco che io cercavo disperatamente ed eccolo qua. Cioè, j'adore. Quanto è bello. Cioè, è il mio. Praticamente sarebbe stessa formula dell'Unlimited Double Touch, quindi cioè, questa parte qua è più o meno uguale, è classico rossetto liquido. La cosa figa è che stavolta il gloss non è trasparente, ma è proprio color pesca, cioè guardate che meraviglia. Adoro. E io vi volevo segnalare proprio questo colore perché è un colore, devo dire, insolito, che ho visto tirar fuori molto raramente da Kiko, e c'è sta punta di pesca caldo che niente, a me mi ha mandato fuori di testa. Del numero 01, quindi se lo trovate, pigliatelo. Scusate, ma mi stavo dimenticando una cosa importantissima, che è lui della Festival Glow, cioè il satin spray, cioè il glitterato, scusate, ma secondo voi, io con queste unghie, posso non metterlo nei top? Bellissimo, gente, perché i glitter sono veramente quasi polvere de fata, quasi non si vedono, mo se spruzziamo, eh? Devo dire la mist migliora sempre di più, brava Kiko. E questo è bello anche da mettere sul corpo, gente. Stupendo, perché poi quando si asciuga si vedono percettibilmente i glitter, capito? Guardate qua, li vedete? Sono percettibili, però è bello quel brillio che puoi essere trilli, puoi essere uno Swarovski. A percezione dell'osservatore, insomma, o da come ti senti. E con quest'ultimo fantastico prodotto, la mia carrellata dei top Kiko di questi saldi Summer 2022 finisce qui. Spero di avervi dato delle dritte interessanti, perché non vi scoraggiate. Dicono tutti che i saldi finiscono a metà agosto? Fino a fine settembre, sia online che negli store potete andare a pizzicare a prezzi sempre più stracciati, perché metteranno veramente le cose a dulire. Passate davanti a Kiko e ve le lanciano. Quindi aguzzate l'occhi, appuntatevi tutto e poi fatemi sapere che affari avete fatto. E detto questo, io come sempre vi saluto, vi si ama follemente a tutti quanti, vi si ringrazia spudoratamente a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video.